Grazie Presidente. Abbiamo presentato come gruppi di minoranza una proposta di legge, ma al di là della proposta di legge alternativa a quella in vigore e che viene modificata oggi con questo provvedimento per il quale ci siamo astenuti, avevamo addirittura chiesto in commissione l'abrogazione di questa legge, della legge, la legge 5 del 2010, perché ha comportato gravi problemi interpretativi, ha comportato addirittura delle speculazioni, se vogliamo usare questo termine, come è stato anticipato dal collega di maggioranza che ha relazionato in precedenza, da parte appunto di solerti amministratori, come li ha definiti lui. E avremmo preferito che, perché non è vero che questa legge è fondamentale, anzi secondo noi è addirittura inutile, tant'è vero che esiste un decreto legislativo, il numero 81 del 2008, che norma tutti questi interventi che sono a rischio di caduta dall'alto. E allora avremmo avuto piacere che questa amministrazione di sinistra della regione, con coraggio, come auspicato anche da qualche illustre componente della maggioranza e che è stato riportato dalla sua viva voce in commissione, decidesse per abrogare una legge che di fatto è inutile. Bene, non è stata fatta questa scelta coraggiosa, si vuole sempre inseguire dei bizantinismi, o forse si voleva non riconoscere alla minoranza questa realtà dei fatti, cioè che questa legge che è stata fatta nel 2010 è una legge inutile, dannosa e che si sovrappone in maniera anche pericolosa a una legge nazionale. Dicevo, in commissione noi ci siamo astenuti perché abbiamo chiesto l'impegno da parte dell'assessore di emanare una circolare esplicativa. Perché? Tutto ruota intorno all'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 3, che dice: per l'esecuzione di interventi comportanti rischi di caduta dall'alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l'adozione dei sistemi di protezione previsti dal decreto legislativo 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni. Bene, questo paragrafo di fatto cancella la legge 5 del 2010, perché dice: se uno vuole applicare la legge nazionale, applichi la legge nazionale. Siamo felici di questo, perché di fatto ci dà ragione sulla necessità di abrogare una legge che rimane in vigore, ma che con questo paragrafo di fatto perde del suo significato. E allora io credo che siano state fatte anche delle modifiche migliorative ottenute grazie al lavoro della Commissione, alla collaborazione, credo che l'assessore lo riconosca, che i gruppi di minoranza hanno fornito, soprattutto in relazione alla cancellazione di parti di questa, della legge esistente, che davano l'adito a pensare che questa norma che prevede l'installazione delle linee salvavita, che di fatto non sono nient'altro che dei torrini in cemento armato ai lati del tetto con un cavo in acciaio teso. Io vorrei che il mio collega della Lega Nord Orterolo mi lasciasse parlare, perché pensa di suggerire cose che io conosco, voglio dire, e adesso lo dico, dammi il tempo, voglio dire. E allora dicevo che questi torrini in cemento armato sono veramente brutti dal punto di vista estetico, e capite bene che in particolare per voi di sinistra, che avete la presunzione di avere più sensibilità, la presunzione dico, perché la sensibilità ce l'abbiamo anche noi per le cose belle, per le cose antiche. Immaginatevi dei torrini di cemento armato applicati a dei manufatti del 400, del 500 nei centri storici delle nostre città. Immaginatevi lo schifo, voglio dire.
E allora sono state introdotte delle modificazioni interessanti, quale l'inserimento per esempio dell'obbligo alle opere edilizie che comportano il rifacimento totale dell'orditura principale delle coperture, quindi dove si smantellano tutti i tetti di questi manufatti con le orditure principali, mentre laddove si interviene solo parzialmente su coperture di manufatti antichi o meno antichi, non sia obbligatorio, soprattutto sto parlando per le strutture in legno che sono tipiche di un'architettura sicuramente più degna, più a misura d'uomo, che veniva fatto prima dell'applicazione del cemento armato, quindi fino alla fine dell'Ottocento e anche oltre in certi casi. E allora questi che sono degli emendamenti che sono stati portati a questa legge, sono diventati funzionali al testo di legge, sono sicuramente interessanti, come è interessante la specifica della non applicazione di questa norma all'SR, che sarebbe un assurdo in termini, anche perché le SR non hanno normalmente un'altezza che consente una pericolosità nelle cadute, ma nella legge precedente l'assurdo è che sembrava essere previsto anche per questa fattispecie edilizia. E allora, dicevo, cogliamo con favore la bozza che mi ha consegnato questa mattina l'assessore Boitano, che ringrazio per la sensibilità dimostrata nella discussione di questa legge, che toglierà molti problemi sia ai proprietari di immobili, sia agli installatori, sia ai tecnici, nell'accezione che prevede il ricorso a una legge nazionale che era sicuramente bastava da sola a coprire tutta quella che è la problematica concernente le cadute dall'alto nei cantieri edili. E allora ho letto con attenzione questa circolare esplicativa degli emendamenti, la trovo fatta bene, la trovo chiara, perché qual è il problema? È che quando si fa una legge che è poco chiara, e non è questo caso, ma anche quando ci sono delle leggi chiare, subentrano nell'interpretazione degli uffici tecnici comunali, perché gli uffici tecnici comunali non sono tutti del comune di Genova, del comune di Savona, ci sono anche dei comuni piccoli dove l'interpretazione è lasciata dei funzionari che non hanno magari una preparazione giuridico, legale e amministrativa e tecnica così forte, e magari li induce a dare interpretazioni in termini restrittivi. Allora cogliamo con favore quella che è questa bozza, che sarà distribuita a tutti i comuni della Liguria, e con l'assicurazione che questo viene fatto, annuncio già, per non riprendere la parola, il voto favorevole del mio gruppo all'approvazione di questa legge, sempre che abbiate i numeri per approvarla da voi, perché sennò chiedo un rinvio, perché questo malcostume di non avere i numeri della maggioranza per approvare le leggi è veramente incredibile. Il ricorso alla stampella della minoranza può andare bene una volta, come ho detto, ma io auspico che non si ripeta nel futuro. Grazie Presidente. Grazie a lei.